Ora raccoglieremo le rose che ci serviranno come decorazione e come condimento all'interno dell'insalata che offriremo come antipasto, un'insalata di fagiolini e di patate. Sono molto delicate, aromatiche, profumate e belle. E poi nei decori si deve sempre richiamare ciò che si è utilizzato. Rosa, mettiamo proprio i petali. E poi in ogni insalatiera utilizzeremo proprio una rosa centrale per decorare. Già bella così. E poi andiamo a mescolare tutti questi fantastici ingredienti. Non c'è olio e non c'è aceto perché si deve sentire il sapore della frutta e della verdura e dei fiori. Fantastica. E sarà anche sicuramente buonissima, un petalo di rosa, una patata, erba in bocca a tutti. Ciao, sono Elisa Calendula. I fiori della piantagine del garofano del poeta, le rose. Eccoci con le margherite, salvia selvatica, silene, il nasturzio con la melissa, la verbena, la menta arancio. Erbi in bocca a tutti, ragazzi!